Pronto? Ascolta, mamma è vicino a te. Devi dire a mamma, c'è qualcuno che... Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so se può venire. Dille che son qui, dille che è importante, che aspetterò. Ciao Tino, sono Francesca, ti ricordi di me? Ascolta, io ti volevo dire una cosa. Ci siamo scopati 3 mesi fa. Sicuramente tu vuoi dire no, non è vero, perché non è vero. Però ti dico una cosa, io sono incinta. Allora, cosa dobbiamo fare? Devi prenderti le tue responsabilità o ti devo fare il culo a Torre Grillo? Perché adesso basta, io ti conosco, tu sei di quelli coda a coda e poi te ne vai. Allora, sia chiaro una cosa, questa volta ho registrato tutto quanto, dall'A alla zebra. Quindi dimmi la verità, lo vuoi tenere questo pargolo oppure ti devo sputtanare fino agli punti? Così almeno lo so. Ma dimmi, è bella la tua casa? Non voglio niente da te, non voglio niente, inutile che mi alzi anche la voce, non voglio niente. Però devo sapere una cosa, ma sei tranquillo? Cioè, sei sicuro? Ti ricordi l'altro giorno, adesso non, io non voglio usare anche i termini scurrili, ti ricordi l'altro giorno, dentro e fuori, che abbiamo dovuto chiamare anche coso per pulire? Allora, se tu sei un uomo, devi anche dire sì, è vero. Allora lì possiamo parlare. Il figlio però non te ne do, non ne voglio. Dammi, non voglio, io non voglio niente, voglio dammi lo stipendio, figlio. Piange il telefono perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. No, no, se mi rispondi così basta, ti codo, adesso basta, sei un codaiolo, ti conosci tutta bancale, ti conosci, è inutile, c'hai 4-5 figli che non hai manco riconosciuto per la volerli riconoscere, devi riconoscerti che sei un irriconoscente, hai capito? Ricontattami, che già non voglio niente, lo stipendio voglio, ti rifiuto tutto tre princio. Piango al telefono, falla aspettare. Sta uscendo. Falla fermare. Sei andato via. Sei andata via. Ricontattami. Lo stipendio voglio. Allora, addio. Arrivederci, signore.